Berlusconi. L'Italia non può ricattare questo governo, l'Italia non può ricattare la città e l'intero paese. Abbiamo e continuiamo a sostenere che per noi può anche andare via. L'alternativa è che un interesse strategico per il paese come Ilva non può rimanere esclusivamente nelle mani di una multinazionale. Il governo deve assumersi la responsabilità. La risposta è molto forte negli stabilimenti. Gli scioperi hanno svuotato le fabbriche di tutto il gruppo ArcelorMittal. Partecipazioni pubbliche e private, quell'accordo era molto chiaro. ArcelorMittal pagava 1,8 miliardi più investimenti industriali e ambientali e tutelava tutta l'occupazione, per cui rinunciamo a qualsiasi logica di esuberi. Si può far tutto, bisogna evitare di utilizzare i soldi pubblici per compensare quello che non metterà più il privato. Per noi la soluzione è zero esuberi, conferma degli investimenti ambientali e non un grammo meno di produzione. Esattamente quello che abbiamo firmato insieme a ArcelorMittal e anche al governo con la sua garanzia un anno fa. Rispetto alla proposta, diciamo, del governo di poter rilanciare l'ex Ilva anche attraverso le partecipazioni pubbliche di società pubbliche, risposta soddisfacente per voi? Avessimo avuto la partecipazione pubblica già non sarebbero successe i fatti che sono successi. Basti ricordare che la Francia sul settore auto ha messo il veto sul primo accordo con la Renault e la FCA perché ha la partecipazione nella Renault. Noi crediamo che il mancato rispetto di quel contratto sia uno schiaffo inaccettabile, oltre a essere sleale rispetto a una gara internazionale da questo punto di vista. Noi non vogliamo che lo Stato risani i buchi o i presunti buchi di Mittal. Vogliamo che lo Stato metta risorse per garantire una capacità di controllo rispetto a quello che accade. Ci sono tantissime vertenze aperte, tanti lavoratori che sono in disagio, tanti lavoratori che sono in difficoltà. La politica deve capire che quando si arriva a un punto si arriva per risolvere problemi, non può utilizzare i lavoratori in concomitanza di campagne elettorali per pura campagna elettorale. Siamo stanchi di sta cosa, siamo stanchi. Noi non vogliamo il reddito di cittadinanza, noi vogliamo il lavoro. Il lavoro c'è la cittadinanza.